In una delle poche gare disputate oggi nel Girone F finisce senza reti la sfida fra Tolentino e Pineto che allo Stadio della Vittoria hanno dato vita ad un match combattuto ma piuttosto avaro di emozioni. Poche le occasioni e giusto 0-0 tra marchigiani e abruzzesi. Prima del match il presidente della società di casa Romagnoli consegna una targa ricordo al patron del Pineto Brocco per l'amicizia tra le due società. Avvio di gara vivace con al terzo un colpo di testa di Salvatori che fa terminare la palla sopra la traversa. Biancazzurri ben messi in campo e che costringono i locali a partire da lontano. Al tredicesimo si infortuna Verdesi andando ad urtare nella caduta un cartellone pubblicitario. Dopo tre minuti l'attaccante ospite riesce a tornare in campo con una vistosa fascia sulla testa. Il match non regala però grandi emozioni anche se al venticinquesimo Ruci ha una buona opportunità trovando sulla sua conclusione la deviazione di un difensore del Pineto. Al quarantesimo minuto Pierpaoli si infortuna e lascia il campo al 2001 Sabatini. Al 43esimo pallone perso in disimpegno degli abruzzesi con Minnozzi che ne approfitta concludendo però centralmente fra le braccia di Mercorelli. Si arriva così fino al 48esimo senza ulteriori sussulti con lo 0-0 che accompagna così le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa al quarto squadra di Amaulo pericolosa con un tiro di Della Quercia deviato in corner da Governali. Ripresa che sembra più vivace della prima frazione di gioco. Al settimo Tomassini trova anche il gol del vantaggio per il Pineto ma c'è l'annullamento per fuorigioco. Meglio la squadra del presidente Brocco nel secondo tempo. Si arriva poi al 14esimo che vede l'allontanamento dalla panchina del Tolentino del tecnico Mosconi per proteste. Spingono in questa fase di gara Palumbo e Soci anche se al 28esimo c'è anche il pareggio dei gol annullati con la rete di Tortelli resa vana dal fallo commesso dal giocatore ai danni di un difensore pinetese. Al 31esimo tocco in area con la mano di Pepe con il direttore di gara di Loreto di Terni che lascia proseguire fra le proteste locali. Si arriva così senza altri grandi sussulti nell'ultimo scorcio di partita con i locali ora più determinati ma con il risultato che non cambia e con lo 0-0 che alla fine può accontentare tutti. Risultato giusto, meglio loro il primo tempo, meglio noi il secondo tempo. Noi forse ci ho avuto occasioni più nitide rispetto a loro anche il primo e il secondo tempo, però loro sono corazzati, una grande squadra. È stata penso una partita bella e leale anche perché tra le due società c'è un gran clima e penso che questo si sia visto anche in campo. C'è grosso rispetto tra le due società e anche verso i giocatori. Loro, voi siete una squadra forte, un traguardo, un obiettivo diverso rispetto al nostro. Noi siamo tutti ragazzi affamati che se non diamo il 100%, se non abbiamo l'atteggiamento giusto, toppiamo. Invece così possiamo limitare i danni e penso si sia visto in campo. È stata penso una partita bella, il risultato giusto come ha detto lei. Paolo, giusto 0-0 ha detto mister Mosconi, lei d'accordo con questa disamina? Sì, beh, il campo bisogna sempre accettare il verdetto del campo. Noi abbiamo provato a fare la partita e purtroppo non siamo stati cattivi e incisivi negli ultimi 20 metri. Abbiamo concesso un po' di campo perché poi quando cerchi di fare la gara e concedi delle ripartenze, sappiamo che il Tolentino è molto forte in questo e nella seconda parte del secondo tempo ci ha messo in difficoltà in varie situazioni e quindi accettiamo questo pareggio, però la prestazione della squadra è stata secondo me un'ottima prestazione, ci è mancata ecco, la stoccata finale o l'episodio favorevole, però questo è un punto importante su un campo difficile contro una squadra imbattuta e ben organizzata come il Tolentino. Pineto un po' spuntato oggi. Ecco, non è detto poi se metti tutti gli attaccanti dentro e oggi avevamo tutti gli attaccanti dentro, poi questo ti porti a, diciamo, a fare dei gol o delle azioni importanti, però adesso non è, diciamo, non stanno sul banco di imputati gli attaccanti, una squadra deve essere un po' efficace nella zona d'attacco con tutte le componenti e gli attaccanti certo fanno parte di un reparto importante, però se la squadra continua a fare prestazioni e qualità di gioco e danno la possibilità a loro di mettere la palla per una conclusione importante, sicuramente questo è un buon segnale.